Ragazzi, prima di iniziare questo video, sì, ho i capelli blu e volevo informarvi che sarò il 7-8 ottobre al Romix insieme a Robby e Jenny. Mi raccomando, venite, faccio questa clip anche perché appunto ho i capelli blu e voglio farvelo vedere perché altrimenti magari qualcuno non lo sa. Quindi ora lo sapete, ho i capelli blu. Ragazzi, credo che questo qui sia letteralmente uno dei video che mi state richiedendo di più in questi giorni e quindi, come sempre, siccome vi voglio bene, vi accontento. Benvenuti in questo draft di FIFA 24, FC24, che è particolare come draft. Perché? Perché, ragazzi, andremo a fare un draft, ma scegliendo, o almeno cercando di fare una squadra solo composta solamente da ragazze. Questo che cosa significa? Per chi fosse nuovo nei miei draft, ve lo spiego, ragazzi, molto semplicemente. Andrò a fare 3 tentativi e ovviamente dovrò cercare di avere 11 giocatrici, in questo caso in campo. Questo significa che avrò 3 tentativi, quindi se il primo e il secondo falliscono, il terzo pure, andrò comunque a giocare con la mia squadra e poi, se dovessi perdere, vi regalerò 2 gift card per PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Quindi è una challenge con voi. Se riesco a fare la squadra solo ragazze, ho vinto e ok. Se dovessi perdere, cosa molto probabile perché credo sia abbastanza difficile, allora vincerete le gift card. Io direi di non perdere altro tempo, iniziamo. 4-3-3 contenimento, mi piace sinceramente come modulo, quindi direi di non perdere tempo. Speriamo che spunti subito una ragazza. Meno male, Reiten alla sinistra del Chelsea. Tra l'altro 88, una belva umana questa ragazza, eh. Allora, mi avete scritto in tantissimi, anche in realtà nei commenti, ragazzi, che adesso fare i draft è più semplice perché, a quanto ho capito, praticamente, cioè, i giocatori cambiano automaticamente di ruolo. Tipo, se metti una T a TT dovrebbe funzionare comunque. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Pensiamo alla partita di al draft di oggi. Però mi devo togliere la giacca perché sto morendo di caldo. Come potete vedere, già qua ci sta dando sfiga perché abbiamo preso un attaccante maschio. Non so quanto sono le ragazze, ragazzi, quindi ho un po' paura, ma va bene. Abbiamo Cascarino 84, quindi attualmente 2 giocatrici su 3 le abbiamo trovate. Speriamo che continuiamo così. Andiamo ai centrocampisti. Allora, ok, centrocampisti, niente, ci abbiamo Kondogbia, nostro fratellino, lo salutiamo, quindi niente. Andiamo al CDC. Ok, abbiamo 2 ragazze, ovviamente prendo quella con l'overall più alto, anche perché, ragazzi, poi, se dovessi vincere, cosa molto improbabile, perché ripeto, raga, secondo me è veramente tosta riuscire a fare una squadra composta solamente da ragazzi in un draft. Devo avere un culo esagerato, ma vabbè. Ovviamente andremo a provare la squadra e forse, dico forse, qualche regalino lo stesso ve lo faccio perché sono buono. Ma rimaniamo intanto a giocare. Intanto abbiamo Dali, o Dali, non so come si pronunci. Allora, punto della situazione, non sta andando male. Questa è la prima draft challenge che faccio, ragazzi, con voi. E abbiamo attualmente 4 giocatrici su 6 che ne abbiamo selezionate. Quindi va bene, non è male il modo in cui sta andando tutto. Vediamo ai terzini. Andiamo subito ai terzini. Cucurella, grandissimo giocatore Cucurella. No, non è una ragazza, quindi no. Non l'abbiamo trovata una ragazza. Ok, abbiamo una difensora. Non so come... Come si pronuncia difensore tipo al femminile, raga? Scrivetemelo nei commenti, non ne ho idea. Allora, io vi dico che tecnicamente non sta andando così tanto male, eh. Cioè, oddio, potrebbe sicuramente andare peggio, però credo, se la mia mente non mi sta giocando brutti scherzi, sono più giocatrici che i giocatori. Il problema sono i portieri, cioè trovare un portiere femmina sarà un bordello. E infatti, mi sa che il portiere è il problema, raga. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, attualmente ci mancano 1, 2, 3, 4, 5 giocatori su 11. Quindi dovremmo sostituire, cioè dovremmo avere la fortuna che con le sostituzioni ci spuntino 5 giocatori. Fermi tutti però, perché già ci è spuntato il portiere che ci serve. Quindi andiamo a meno 4. Attenzione, ragazzi, perché qua potrebbe succedere la cosa incredibile. Quindi meno 4. Ci mancano il terzino sinistro, il centrocampista, l'attaccante e un difensore. Ok, vediamo. Difensore ce l'abbiamo, Sombat. Ragazzi, andiamo a meno 3. Attenzione perché qua, cioè, se io vinco al primo colpo mi metto a piangere, raga. Io non so chi mi segue dagli inizi, ma sappiate che io con queste challenge sono sempre stato sfigato con FIFA 23. Però vediamo, magari questo è l'anno buono. Quindi siamo a meno 2. Ci manca letteralmente un attaccante. No, meno 3. Un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. È tosta, secondo me. È veramente tosta. Terzino sinistro, che culo, raga, non ci credo. Non ci credo. Meno 2. Raga, dobbiamo trovare un attaccante e un centrocampista. Cioè, dovrebbe essere semplice.
Credo. Oh, Mkhitaryan. Allora, lei è COC, quindi tecnicamente non dovrebbe valere. Mannaggia, mannaggia, non mi piace questa situazione, non mi piace. Almeno un attaccante dammi. Ok, la TT l'abbiamo trovato. No, raga, però aspetta, se devo perdere per uno mi metto a piangere. C'è solo il CC mi manca, eh. Solo il CC, raga. Un'altra testina sinistra, tra l'altro, abbiamo trovato che va bene, ok. Andiamo alle riserve, ti prego, un centrocampista, uno solo me ne serve. Non ti chiedo tanto, solo un CC dammi. Solo un CC, non ti chiedo altro, gioco, ti prego. Non mi fare pe... Raga, non ci credo. Raga, non ci posso credere. Cioè, mi state dicendo che io ho vinto la challenge al primo tentativo? Vinta la foot draft solo, ragazzi, al primo tentativo? Io non so se ho avuto un culo esagerato. Scrivetemelo nei commenti, raga, perché magari con il fatto che ora ci sono le ragazze su FIFA è semplice averli, ma... Raga, porca miseria, sono troppo aggasato. Non ci posso credere che ho vinto. Ma attenzione, però, per chi si stesse chiedendo, quindi Xiao non ci regali nulla? Non è che non vi regalo nulla. Io la gift card da 10 euro ve la lascio sempre. Questo che cosa significa? Significa, ragazzi miei, che dovrete seguirmi per tutto il video, perché spunterà all'interno del campo come sempre in modo completamente casuale mentre proverò questa nuova squadra. Tra l'altro una TT89, che non è niente male, direi che lo possiamo sostituire alla 79 che avevamo trovato. Allora raga, vi posso dire una cosa, se troviamo pure l'allenatrice femmina io proprio, ok, no, ho chiesto troppo ovviamente, va bene. Allora, ci sta, prima draft challenge che facciamo, prima draft challenge che vinciamo, quindi complimenti. Ovviamente, vabbè, l'intesa è quello che è. 83 valutazioni squadra, not bad. Ovviamente ragazzi, adesso andiamo a provarla. Chiaramente è un draft online, questo vuol dire che molto probabilmente mi faranno un sedere così tanto grande e guardate le braccia e non le mani, ma alla fine siamo qui per provare la squadra, per divertirci. Probabilmente perderò 10-0, ma questi sono dettagli. Pensavo che sarebbe stato fattibile, però non mi aspettavo sinceramente al primo tentativo. Cioè, secondo me è stata una gran botta di culo, eh. Poi magari mi sbaglio, però vabbè. Nel dubbio, sarà mentre sto caricando tutto, vi ricordo ragazzi che sarò a Romix, quindi venite 7-8-8. Vediamo che squadra c'è il tizio. Vabbè, ovviamente delle bestie allucina. Oddio, in realtà non tanto, Immobile. Ma la squadra è abbastanza normale in realtà, eh. Beh, però chiaramente rimane il fatto che potrebbe tranquillamente essere forte lui, il che è una cosa molto probabile. Ma ripeto ragazzi, noi siamo qui per divertirci, non pensiamo a niente. Però è divertente, cioè è la prima volta che gioco letteralmente con una squadra di full ragazze, soprattutto sui draft, perché prima non si poteva fare. Quindi tanta roba. Vediamo che succede. Allora, abbiamo una giocatrice che è la TT, che raga 89, e sono curioso di vedere quanto è forte sinceramente, perché secondo me è veramente una bestia sacra. Però ovviamente, vabbè, ci sono alcuni giocatori che probabilmente mi faranno un sedere grande quando una capanna, ma va bene così, va bene così. Occhio di Immobile, magari, che non voglio fargli fare gol istantaneamente. Ok, si riparte così. Allora, mi devo ricordare i nomi, raga, perché ovviamente sono giocatrici tutte nuove per me, che io per forza di cose, raga, non conosco, perché non me ne vogliate, ma non seguo il calcio femminile. Ma se un baby fa un bel tiro a giro, troppo lenta, va bene. Dicevo, non me ne vogliate, raga, purtroppo non le seguo, quindi non so i nomi di queste giocatrici, però giuro che cercherò di documentarmi. E poi vabbè, immagino che anche grazie ai draft. Niente da dire, ha fatto un gol della Madonna, raga. Niente da dire, ma ha fatto un gol della Madonna. Me lo prendo tutto, va bene così. Ci sta, ha fatto un bel gol. Vorrei capire cosa sta succedendo, ragazzi. Giuro che sto sclerando come una iena, ma voglio stare zitto e non dire parolacce brutte. Quindi andiamo avanti. Secondo me neanche lui sa come ha fatto a fare due gol letteralmente in un attimo. Cioè, è rimasto il kick off glitch in questo gioco, va bene. Va bene, dai. Allora, mi sta prevedendo tipo tutti i movimenti che faccio, il che mi fa pensare che questo tizio sa giocare. Ma va bene. Attenzione. Attacco che si fa interessante. Brava. Provalo sto gol. Vabbè, poco da fare, impossibile segnare a sto portiere. Ma che c'è? Ma cosa mi ha parato, raga? Già non sto facendo tiri, cioè letteralmente mi sta devastando. Dai raga, non ci credo. Cioè, se devo prendere gol per sta papera mi arrabbio, eh. Cosa? Ma dove, raga? Ma dove? Ma com'è possibile? Vabbè, ma è oscena sta roba, dai, non è possibile. Cioè, scriptata sta partita, se no non me lo spiego, raga. Cioè, non me lo spiego, se no. Cioè, questo ha fatto 3 gol in 5 minuti. Cioè, what the fuck? Cioè, a me para tutto, para. Porca t***a. Dai, non voglio spaccare pure sto controller, che veramente l'ho comprato da poco. Ok. Dai. Brava così. Ma non c'è nessuno. Che chi devo dare dalla palla? A nessuno la devo dare.
Cioè, raga, vabbè, non so giocare io. È ok, va bene così. Non entra la palla, eh. Vabbè. Vabbè che il mio portiere fa cagare. È tipo 79, però manca a fa così. Vabbè. La mette sul primo palo. Fuori gioco, ovviamente. Ah, io c'ho un portiere che è un bidone, non perché è una ragazza, chiaramente, ma perché è tipo forse il portiere ragazza più scarso del mondo, ok? Perché è veramente tipo bassissima di overall. Però raga, porca miseria, cioè manca a far così veramente, cioè. Vabbè. Vabbè, impossibile. È impossibile segnare 3-0, cioè 3-0 raga a 28 minuti. Boh, mi viene da piangere, cioè. Niente. Oh vabbè, quello completamente solo. Non è fallo quello. Infatti, cioè, nel senso, tutto il bene, ma vabbè. E che devo fare qua, boh? Provo a passare da lì in mezzo. Non dovevo farlo, mi sa. Vabbè. Niente, impossibile, infermabile. Dai. Vabbè, ripassagliela, cioè. Dai, 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 tira dritto. Bellissimo. Bellissimo. Oh, finalmente un gol ha fatto. Era ora. Bella sta... La tazzina di tè si beve. Mi piace questa esultanza. È tosta, raga, però, eh. Sì, basta con sto kick off glitch. Mi ero tutto il bene, però. Ok. Dai, ma come caspita ha fatto? Devo fare un cross, mi sa, in quel caso, filtrante. Va bene, dai, ci sta. Gol. Vabbè, ma raga, ma il mio portiere fa cagare, dai. Il mio portiere è veramente orribile, cioè fa veramente vomitare. Tutto il bene, ma ti giuro, cioè, mamma mia che vomito, cioè. Non para una palla, raga, veramente, ma come si fa? Non la para una palla, oh. Non la para una palla. Cioè, tutto il bene, figlia mia, ma come si fa, oh. Madonna mia, ragazzi, cioè, mamma mia. Niente, un altro gol, l'abbiamo preso. L'ha parata una palla, oh, assurdo, miracolo divino. Miracolo divino, ha parato la 4-1, raga, ma devastato sto qua. Vabbè, devo fa. È inutile sclerare perché tanto, vabbè, è una squadra così, però insomma, cioè, mi aspettavo qualcosa di più, raga. Vabbè, sarà che mi aspetto troppo. E guarda, cioè, ma poi di fisico è impossibile. Quella è una montagna, la mia giocatrice, poverina, è una nana. Cioè, ma raga, ma cioè, sono tutte bassissime. Cioè, questo c'hai le montagne in squadra, ma come faccio? Cioè, a livello di fisico mi distruggono tutti, cioè, non si può fare proprio sta roba. Sono tutti, guarda le mie, sono piccolissime. Poverine, cioè, sono tutte montagne le sue. Vabbè, raga, ci sta. Tanto qua siete tutti per la gift card. Per divertirci. Quindi va bene così, sinceramente. È ok, è ok. Ho sbagliato qua io. Mio errore, me lo pago. Speriamo non con un gol. E invece sì. Con un bellissimo gol, pure direi. Gliela togliamo. Oh, vabbè. Non so manco come l'ha buttata fuori. Perché io già ero pronto a rigiquittare. Ma vabbè, meno male che non è segnato. C'è ancora speranza per non perdere completamente la dignità e farsi distruggere, tipo. Dai. Un gatto sto portiere. Un gatto. Ok. Ma chi l'ha crossata, raga? Ok. Ma no, ma no. Non volevo darla manco a lui io, ma vabbè. Riuscirò mai a prenderla? No, ci avrà 60.000 di velocità la tizia. Dai, ripartiamo. Vabbè, però magari vedi alla palla che ti arriva, tizia. E guarda, cioè raga, ma mi anticipano sempre, è impossibile, cioè. Fuori gioco comunque. Sembrava troppo bello per essere vero. Lo sapevo che questo gioco quest'anno mi doveva costare un sacco di soldi. Perché romperò tutti i miei controller. Tutti li romperò i miei controller, raga. Tutti li romperò i miei controller. Vabbè, dai, basta, rage quit. Basta, non ne posso più. Fammi quittare, non voglio più giocare questa partita. Basta, basta, fammi quittare. È una tortura questo gioco. Che della Morgan, dai, beviti la tazzina, va. 5-2, guarda, ma mi vergogno pure di giocare. Mi vergogno. Tanto me ne stamperà altri 3 almeno. 10-0 perderò sta partita. Mi leva pure i gol miei, mi leva. Mi leva pure i gol miei. Vabbè, no, non fischiare, arbitro, tranquillo, eh. Palesemente l'arbitro contro, cioè, raga, sennò non si spiega sta roba. C'è stata completamente uccisa. Cioè, però gli dà il vantaggio a lui. Oh, vabbè. Ci vediamo alla prossima, raga, vi voglio bene.